Zona Porta del Ponte a Sansepolcro con il vice sindaco Paola Vannini per un ricordo importante. Facciamo un salto indietro nel tempo di 150 anni, si va all'epoca risorgimentale. La targa ricorda Rosa Duranti, chi era? Rosa Duranti era una donna di Sansepolcro che è coraggiosa, una donna desiderosa di libertà, forse legata anche affettivamente a Città di Castello, dove arrivò alla testa delle truppe piemontesi aprendo la strada a questa nuova indipendenza, diciamo così, in data 11 settembre 1860, tant'è che da Porta San Giacomo il corso di Città di Castello è intitolato 11 settembre. E Rosa Duranti sono state intitolate anche strade e spazi appositi. Sansepolcro l'aveva un po' dimenticata, quindi io devo dire che ringrazio la famiglia per averci dato una segnalazione di questo tipo e che ci ha permesso di ricordarla anche nel suo paese di origine. Quindi una donna che rappresenta un po' le donne della nostra città, donne desiderose di libertà, di autonomia, donne coraggiose, tante imprenditrici, che Sansepolcro penso che sia nota per l'imprenditoria femminile, quindi siamo contente di averle intitolato questo spazio verde. È uno spazio all'ingresso della città, quindi in linea con quello che lei voleva, una innovatrice, una cosa nuova, una nuova strada. Ecco. Ecco, una Biturgenze che all'epoca si prodigò per contribuire a liberare Città di Castello, che ancora era sotto lo Stato Pontificio. Ma probabilmente, come d'antica tradizione, e io credo di comprenderla prima di ogni altro, gli affetti tra Città di Castello e Sansepolcro sono indiscutibili, questi amori che si creano e che ci permettono di vivere in maniera totalmente uniforme la vallata, quindi vivere a Sansepolcro, vivere Città di Castello, per Rosa Duranti, come per me e come per tante altre donne, è assolutamente uguale. Quindi l'avere la libertà di Città di Castello era una sua vera libertà, era un anelito vero di libertà suo personale.